Machado. Machado, velocissimo, velocissimo. Mamma mia. Allora, io sono reduce da una buffata e sono quasi morto ieri. Questo ha fatto sì che dimenticassi tutto quello che ho fatto negli ultimi mesi e quindi non so più dove sono con Hollow Knight. Non è vero, non è colpa della buffata, però aiuto. Oh, va bene, ma non c'è nessun problema. Ma va benissimo. Allora, è vero. Avevo sbloccato il teletrasporto. Ciao, Grav. Avevo sbloccato il teletrasporto. E quindi non so ancora dove cacchio andare. Va bene. In realtà so benissimo dove andare, cioè a livello di storia è facile. Io devo andare a prendere questa maschera. Così le ho tutte e tre. Così potrei finire tecnicamente la storia. Ma non voglio. Non voglio finire la storia. Troppo facile. Troppo facile finire la storia. Quindi noi oggi, ora, andremo a stazione della regina. Di già. Ma nel senso che sai che non ne tirerai più o che ne hai già tirate troppe? Propendo per la seconda, non so perché. Come mai? Se si può dire, perché sennò non si dice. Però là sopra che cazzo c'è? Ah, tu, giusto, ma tu sei inutile. Tu sei veramente inutile. Va bene, andiamo verso il basso. Allora, oggi, ripeto, è lunedì per tutti, quindi ci sta che io mi sia completamente perso di nuovo e non abbia voglia di ricordarmi la strada. Andrò a caso per la mappa. Porca puttana, ah, giusto. Ok. Capisco. Effettivamente, ahia. Effettivamente non è bello. Effettivamente non è bello. Che poi, cioè scusa, 8 ore per parlare. Cioè no, scusa, no, 8 ore. Ti alzi alle 8, perfetto. (Ride)
attimo, quante ore per spiegare Excel? Quante ore? Quante ore potranno mai servire? Che poi vabbè, di base non è che so usare benissimo Excel, però non mi sembra neanche questo programmone, ecco. Aio. Cioè, non lo so, ti insegnano a mettere i colori. Perché insomma, Excel, un foglio di Excel colorato fa più bella figura. Ne converrai. Sì, chiaro, chiaro. Però... Sai che rimarresti sorpreso di quante persone invece in un ufficio non sanno usarlo. Perché semplicemente non hanno mai avuto modo di impararlo. Gente tipo 40-50 anni che per un motivo o per un altro cambia lavoro. Hai lavorato in fabbrica fino all'altro ieri. Beh, chiaro, chiaro, chiaro. Ci sta. Io sto esplorando a cazzo, ma molto a cazzo, molto chill. Sì, più o meno, più o meno. Ma guarda, il settore pubblico burocratico, spero lo sappiano usare, visto... visto che devi per la maggior parte compilare cazzo di moduli. Sono tipo, hai presente la pubblicità? Tempo fa andava la pubblicità di Amazon per quanto riguarda i nuovi magazzini, no? C'era sta signora, avrà avuto 50 anni, 40-50 anni, più 50. Anche una persona come me può trovare lavoro. E penso che il target sia quello. Cioè non è che sono stupidi, è che semplicemente non l'hanno mai usato. Ma cosa ci è qua? Poi a me fa ridere un'altra cosa. Che tipo... Vabbè, Excel è... di base è una cazzata, ok, ci sta. Però mi fa ridere gli uffici che hanno ancora i computer con Windows 98. Con Windows 98 con 4 giga di RAM. Che tipo, accendi il computer, ci mette 10 minuti. E poi dopo che va un'ora e mezza, basta. Devi riavviarlo. Che non sa parlare in italiano, vabbè. Né mutare il microfono. Beh, mutare il microfono è un classico. ma guarda, mai come in questo periodo saltano fuori casi del genere. Di persone che non hanno mai usato un computer o non sanno fare le cose basilari della comunicazione a distanza. Guarda come te l'ho messo giù benissimo. E non sei, cioè, ovviamente non sei il primo. Johnny, l'altra persona che... con cui collaboro sull'altro canale, spesso fa videoconferenze, ma le farebbe anche se non fosse questo il periodo. E niente, anche lì. Fanno conferenze da 30 persone, quando ci sono tutti, tipo... E c'è sempre qualcuno che non sa fare un cazzo. E c'è sempre il casino. Sì. Ma è vero, è vero. Guarda, già con Facebook e i cinquantenni si è aperta una parentesi molto buia. Si è aperta una parentesi molto buia su... sul mondo. Poi aggiungici il Covid, che devi per forza fare... Oh cazzo.
che devi per forza di cose modernizzare tutti, è un bordello. È un bordello. Però il problema, cioè, il problema è che non è neanche un problema, è una parola sbagliata. Il fatto è che queste cose prima o poi le dovevi fare. Cioè, il Covid ha accelerato una situazione che prima o poi doveva essere riparata. Cioè, il lavoro a distanza, se non c'era il Covid, quel cazzo che sarebbe saltato fuori. Perché devi svegliarti alle 6 di mattina per andare in ufficio a tutti i costi, sennò cosa succede? Non puoi fare le stesse cose a casa, rendi meno. Che bella l'Italia. E la Madonna però. Ah, ma è esploso. Aia, era esploso da solo. Sì. Ma infatti a me fa. Allora, capisco che ogni. No! Capisco che ogni situazione sia diversa, però a me fa ridere i ristoranti che dicono io devo aprire perché sennò non guadagno. Però sarò stronzo io, ma di solito quando vado in un ristorante non è per vedere il ristorante, è per mangiare quello che mi offrono. E se quello che mi offri me lo posso portare a casa o persino me lo porti a casa, io sono anche più contento. Sarà che già di mio non sono socialissimo, per carità, però la praticità è innegabile. Io nel mentre mi sono completamente perso. Ah, ok. Questo voto deve essere aggiornato. Mi danno fastidio questi spammini. Obiettivi di questa partita, ma sai che non ne ho. Veramente non ne ho, perché a livello di storia potrei andare a prendere la terza maschera. Poi con la terza maschera tecnicamente finisci la storia, tra virgolette. Però sarebbe troppo facile. E quindi sto esplorando la mappa. Proprio sto esplorando la mappa. Né più né meno. Aio. A meno che tu non abbia un suggerimento. Stai zitto. Oh. What? Ok. Devo ammettere che le caverne fungine sono la parte che ho visto meno. Sì, più o meno, sì. Le zone nere barra le zone che dove vedi che c'è una fine, ma non è una vera fine, ecco. Non so se mi sono spiegato. Oh, salve. Ok. Anche perché io non so a che punto che è una quest che, oddio, è una quest che non ho mai portato a termine, non so come si fa, la quest del, chiamiamolo, faccia di fungo, perché è palese che tipo qui, che no, aspetta, qui, questo posto qua è strano. Perché non è la prima volta che ne vedo uno. E quindi, se i miei sensi da platform mi dicono il vero,
funghetti. Esatto. Ah sì, per forza, se no non esce. Tra l'altro non so se ce l'ho. Perché io l'altra volta... Aspetta, sto pensando alla prima partita. Perché io l'ho incontrato nella prima partita? Cosa fa lo charme dei funghi? Tra l'altro non mi sembra di avere. Forse perché sinergizzava con qualche minion e allora l'aveva. Ah, fa esplodere, fa le spore, giusto? Chiaro. Allora adesso mi chiedo dove cazzo è lo charme. Che sicuramente l'avevo, cioè sicuramente l'ho già preso nella run che ho fatto da solo e bla bla bla. Oh oh, no dai, sul serio? Ma io per... no dai, no. No, tu sei un fungone, dovevi darmelo, cattivo. Peccato. Sì, lo so. Infatti l'avevo, nella mia build, me l'avevo messo perché... Oh, salve. Ah, forse ho capito dove sono. Perché avevo fatto una build tipo da evocatore. Non l'ho mai fatto quel boss. Comunque avevo fatto una build da evocatore. Quindi avevo tanti minion che mi circolavano addosso, no? E mi ricordo che alcuni... Chiaro? Che alcuni charm avevano un effetto sinergico. Vabbè, insomma, si combinavano, ecco. Ma che merda. Si combinavano e i funghi mi sembra che facessero esplodere i minion o una roba del genere. O comunque sì, anche i minion avevano quella nube. E quindi sicuramente l'ho trovato per culo. Ah, ho fatto proprio il giro. Che palle. Vediamo se mi siedo. Signore. Vado a sedermi. Aspetta. Ma per sedermi non dovrei andare... Ah, è più su. Perfetto. Sì, infatti. Ah, giusto, ma io vi uccido perché sì. Vi uccido perché sono stronzo. Allora. Guardi la mappa con me. Esatto, io ho fatto un... Qua... Ah, ma non... Sì, posso. Qui... Che sembra che ci sia un cunicolo nuovo, in realtà ho appena visto che non c'è un cazzo. C'è quello, quella specie di profeta tutto corrotto, che schifo. Poi qua mi sembra di aver visto ormai tutto, ma proprio tutto. Forse, vabbè, però vedi che poi qua vado dalla mascherona. Verdevia. Ormai, perché Verdevia? Verdevia. Mancherebbe solo questo, tanto per... Però mi sembra strano che non ci sia già andato, magari un altro di quelli... Di vicoli ciechi. Ok, qui c'è qualcosina, potrei anche andarci. Il picco di cristallo ormai è fatto.
A parte che potrei anche farmi un giro a cazzo perché ci sarebbero le versioni dei boss più cattive, quelli di insogni. Poi ci sarebbe qua. Potrei andare qua. Vado lì. Per andare lì? Io sono? È la Madonna. È un parto. Viaggio rapido. Ma nemmeno mezzo. Che palle! Allora, la via più veloce è andare qui. Ok. Adesso guarderò la mappa ogni 3x2. Già facendo, sto già cominciando. Potevo andare su. Quasi per lì. Assurdo. Animale. Anche se sono 3 geo in croce, bisogna prenderli. Tipo, la eviti la prima volta, la seconda la prendi, ok? Perfetto. E adesso tutto via. Frega niente. Adesso arrivo là e non c'è niente, niente. Perché potrei pure fare un'altra cosina adesso che ci penso. Il patto della pena. Patto della pena. Ah, che palle ogni volta.
Allora, dove dovrei andare di preciso? Non la prima, ma la seconda, no? Cioè. Andiamo avanti. Ora. Ma il patto della pena. Ok, io mi ricordo che l'ho fatto con poche bestemmie, in realtà. Ma a parte il puro parkour, c'è qualche segreto? No, siediti, siediti che non vorrei mai. C'è qualche segreto strano? Allora, di là e su. Area, serio? Tutto qua? Tutto qua? Solo questo. Che tristezza. Ok. Ti danno una delle due metà necessarie. Ah sì, quello me lo ricordo, sì. Facile. Si arriva da sopra. Ah, da qua. Ai. Questo non era un passaggio, ok? Questa serve a qualcosa. Ah, ok, ho visto il marchio, circa. Quindi questo è un passaggio puro e semplice, chiaro. Ora. Ora. Sai che. Sai che mi sa che è arrivato il tempo. Perché ho messo. Allora, là sotto. Ok, so cosa c'è. Manca solo una cosetta. Qua
Quello è un boss, dovrebbe essere un boss. Ma sa che tocca andare. Eh sì, tocca andare per la maschera. E poi c'è il Path of Pain, vabbè. Però ormai la maschera ci sta. Ora, il teletrasporto. Ok, dovrebbe essere così. Perfetto. Dai, veloce, veloce. Ottimo. Allora. E vabbè, non è uguale. Che stazione è questa? Aspetta, dovrebbe essere questa. Ok. Si va giù. Easy. Aspetta, so cosa c'è di là, in realtà. Sì, è una strada chiusa. È una strada chiusa che devo fare il giro da qualche parte. Quindi, intanto si va per la maschera. Sono quelli lì che fanno. Sì. Aspetta, correggimi se sbaglio. È tipo un MMO fantasy dove i personaggi sono tutti bambino style, molto 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 chibi, giusto? Se mi ricordo bene. Che comunque è un nome che ho già sentito. Mappa di quest'area. Ah beh, giù, chiaro, sì, per forza non ho la mappa di questa. Mi sono ricordato una cosa che non ho segnato. Ho appena perso il mio account. No, perché? No, in che senso? Ha fatto qualche manutenzione strana, migrazione di server? Cazzo ha fatto? Io mi sto dimenticando dove cazzo ho visto quelle meduse l'ultima volta. Di qua? Vabbè, amo. Eh beh, è chiaro. Non ho mai saputo schivarle e mai saprò schivarle.
Oh, eccolo. Guarda, è esattamente dove volevo andare senza saperlo. Ah, fanculo! Minion di merda che attacca continuamente. Tu dirai perché te lo porti dietro? Bella, bella, bella domanda. Giocavo da Steam. Hanno unificato il server in cui giocavo con. Ah, ma dai, devi avere un servizio clienti, qualcosa. Non puoi essere l'unico che loggava da Steam. Oh, ciao! Sì, dammi la mappa e vattene! Perché io... A me è successo... Allora, no, è una cosa strana, perché io gioco a DC Universe Online, che ha il suo launchpad e tutto quanto, però all'inizio l'avevo scaricato da Steam. Però non mi ricordo se... comunque la registrazione... Te la faceva fare dopo nel gioco. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Forse sì, ero l'unico, perché in quel gioco multi account è abusato. Vabbè, però. Dai, ma devono per forza avere un... Che dove cazzo sono? Ok, ma devono per forza poter risolvere in qualche maniera. Perché, dai, è troppo stupido. È troppo stupido come... Stupida come situazione. Anche perché l'hanno proprio... Cioè, l'hanno creata loro dall'inizio alla fine, dei geni. Porca, è vero. Qua ci sono le uova che esplodono. La domanda è, lui attacca le uova? Sembrerebbe di no. Porca. No. Ok. Torna indietro. Allora, fa ste parti. Questo minion di merda. Lo ricordo che è una cosa. Non è difficile, però. Rompe il cazzo. Eccolo. Ah, ma aspetta, ma lì c'è. Sia mai che due geo li lasci lì. Ok, c'è di là, c'è di qua. Oh, porca troia. No! Qui morirò perché sono un coglione. Ahia, puri tentacoli. No, lì non vado perché non serve. Questa è stata una bella schivata. Ma allora, visto che hai 700... Porca troia! Visto che hai... Avevi... Mi auguro che... tornerai ad averne. 700 ore su quel gioco, spiegami che cos'ha di bello. Perché ti giuro, io l'avevo provato. Porco. Io l'avevo provato quel gioco. Perché io di MMO ne ho provati veramente tanti. Ma non li vedo! Ah,
fanculo. Ricordavo ci fosse un incavo. Un incavo. Non so mai dove mettere l'accento. Così a buffo. Solo per bestemmiare un po'. È una bella meccanica. E vabbè. Allora, secondo. Ok. Allora, tanto per... Qua non ci sono andato, no? No. Aspetta che nel caso apro la strada e poi torno. Ok. Beh! No! Verso il basso, verso il basso. Fatto. Non fatto. Dov'è l'ultimo? Ah, qua. Così, perché, beh, giustamente, però potrei sedermi, infatti è quello che farò, quasi quasi tolgo il mignon, che mi rompe solo i coglioni in sta fase. Ah, giusto. Ma senti, i soldi mo li ho, quindi, se vuoi... Fatto. Sì. No, 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 ma tranquillo. Sì, 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 sì. Ma te li ho comprati tutti, cambia. E tu non hai più un cazzo. Sei così avido. Allora, io quasi quasi toglierei lui, che dà solo fastidio per adesso. E allora, in realtà No, dai, non posso. Cos'è questo? Trasforma negativo? Ah, no, no. Non mi piace. Chiaro. Aumenta la distanza. No. Potrei, ma non ce l'ho però. Più indosso, beh, sì, qual era l'altro? Questa è la bussola.
Questa è la velocità, l'avevo già tolto. E questo? Assorbe anima quando vieni colpiti. Ah. Era questo quello del rinculo. Aumentando il rinculo dei nemici colpiti mi fa schifo. La portata è bella. La portata è bella, ma questa è meglio. Livello 1 non ne ho nessuno, tranne questo, che è gestibile. Vabbè, dai. Peccato. Allora, dov'è che sono là sopra? Perfetto, andiamo avanti. Posso evitarlo. Perché dovrei farmi del ma bel posticino. Ok, esamina, non l'avevo neanche visto. Un sigillo di nido sacro. Ah, semplicemente qui non potevo andarci perché X, Y, Z. Chiaro? Ok, torno indietro. Ah, beh, giusto. Se me lo metti pure segreto, effettivamente la cosa è più tosta. Cercando di scendere molto lentamente. Ok, fatto tutto, no? Sì, perfetto. Oddio, c'è la maschera. Ma qua è facile. Senza minion è una cazzata. Ah! Continuo a dire che senza minion è una cazzata. Eccolo qua. Sì. E allora vai. No? Aspetta lì.
Boh, avevo sentito una cosa strana. Ok, caverna qui, ma io ero più interessato là in fondo in realtà. Io qui ci sono stato, no? No. Scattata la trappola, quindi no. Porca troia! Che l'ultimo incantesimo è sempre stato qua. Tanto non userò mai, non l'ho mai usato questo incantesimo. Quando mai ti torna utile? Non è vero, tornerebbe utile. È solo che se ce l'ho sopra faccio prima far così. Tutto lì. Eccolo! Io ti ascolterei anche, però devi parlare. Ah, perché l'incantesimo è su. Questo. Sì, lo so, me l'avrebbe fatto usare per imparare. Certo. Beh, ho l'ultimo incantesimo. Dovevo fare così, no? Ok. Io vado giù. Io vado giù. Allora, lì c'è la barriera. Dai, cioè, sul serio. E qui non c'è niente. Aspetta. No. È giusto. Però cosa metto? Il blu. Il blu è il segreto. Quello che secondo me lì... Secondo me lì ci sta un segreto. Aspetta che mi apro la via. Poi vai a capire che segreto. Ma dai, è un antro. Vuoto. C'è mai stato qualcosa di vuoto da ste parti? Lui sputa spine. Anche da morto, perfetto. Basta saperlo. Sento l'uovo rancido. Poi perché l'uovo rancido ha un battito? Ma voi non siete mantidi, vero? Peccato. Sarebbe stato più comodo per il sottoscritto. Yeah.
Ok. Oh, ma si scivola. È giusto. Venga. Vabbè. Si trovava... Va! Un posto perfetto. Però se... Allora. Il fatto è che faccio più danni con l'aculeo, quindi... Sì, lo so, c'è lo charm per potenziare gli attacchi e bla bla bla, ma non ce l'ho. E piuttosto vado di attacco fisico. Ti sento, adesso arrivo. Questo? Oh, salve. Beh, è carino, pieno di vita, sicuramente meglio di tanti altri posti. L'affascinante secondo me è il picco di cristallo, ma va bene. Sì, ah, ma partirete, certo. Sì, sì. Sì? Cioè, più o meno, in realtà, però. È stato bello viaggiare fin qui. Puoi vedere il frutto del mio lavoro? Sempre? Oh, che bello! Mappa! Chocolate, che rectis! Quindi indizietto sulla... Ah! Ok. Scusa un attimo. Ah! Interessante. E qui? Niente. Ok. Minchia, ma quella là dietro è la regina. Cioè, nel senso, dai, assomiglia tanto. Ci assomiglia. È che è Silk? Giusto? Si chiama Silk? Adesso vado giù o vado su? Ma sì, dai, andiamo giù. Di qua. Vedi che esplorare la mappa. E cosa? No, dai, devo fare il giro lungo. Sul serio. Devo dare prova delle... L'ho vista tardi. Devo dare prova delle mie abilità di platforming. Maledetta. Adesso l'ho vista e ho schivato troppo. Ma c'è anche qui. Ok. Ma in teoria quel rinculo dovrebbe prendere le spine. Essere molto precisi. No! Ho sbagliato il salto. Proprio sbagliatissimo. Ok. Fatto. Aspetta. Vieni qua. Oh, ecco perché. Sì.
Ma dai, l'ho fatto il doppio salto. A volte platform può avere qualche noia, può dare qualche noia. Certo, io mi butto alla cieca. Ok. Opa. Ci sono andato molto vicino. Fatto. E adesso dovrei ritornare indietro per vedere. Beh, è chiaro. Cosa che dovrò fare. Tornare indietro è easy. Molto easy. Mi dica, signor Albero. Che senso lo dice pallido? Anche qui, punto dove non sono mai stato perché me lo sono dimenticato nel tempo. Facile. Allora no, qua non sono mai stato. Si passa sicuramente da qua. Porca! Ah, è la prima volta che le vedo queste. Queste sono toste. Però. Chiave of what? Chiave of what? Ricoperta da un'imbottitura. Ah! È per quelle stanze piene di... Sì, per forza. Ma serve qualcosa a scendere? Sì, no? Boh. Oh sì, qua c'è il muro. Qua c'è un ligeo. Chiaro. Ah, e si ricongiunge. Ecco perché. Ecco perché mi sembrava vuoto inutilmente. Perché in realtà è un passaggio vuoto inutilmente. Almeno un passaggio. Fatto. Ma la panchina? Ah, è su. Giusto? Quindi ritorniamo giù di là. Ok. Che veniva in avanti. Vabbè. Uno te lo concedo. Soprattutto perché tu voli e io no. Uno te lo concedo. O no? Ok. Venga, venga. Non abbia paura. Porca. Sono stato scemo io. Fatto? Panchina, eh? Panchina me la prendo, grazie.
poi qua si va giù. Ah, la panchina, giusto. Vai, segna. Ah, qua c'è... Sì, c'è la musichetta. Allora, si può scendere o salire? Guardiamo la mappa, quella generale. Allora, se scendo... In teoria, non dico che sia dritta, ma quasi. Se salgo, poi c'è un bel pezzo di mappa. Quindi... Quasi quasi io scendo. Ciao! Ah! Non mi aspettavo... Mi aspettavo un cambio d'area, sinceramente. Ok. Tutto molto molto oscuro. Ho molta paura di perdere qualcosa durante la discesa. Va bene. Ok. Beh, in realtà niente fino adesso, o almeno mi sembra. Sarebbe stato bellissimo. Oh, voi. Quindi qua ci sono già stato, no? Sì? Chiaro. E qui c'è il tizio delle maschere. Una maschera, un volto. Allora, qua mi hanno detto una cosetta in realtà. Che qui dovrei tornare una volta che ho un certo incantesimo. Io potrei essere abbastanza deficiente da mettere il punto qui. Finire di esplorare la zona. Andare a prendermi il potenziamento di quell'incantesimo e tornare qua. E poi, giustamente, imprecare mezz'ora se quello che mi hanno detto non è vero. Mi sembra un piano fantastico. Con zero tempi morti, proprio. Ok, adesso si sale. La stazione, l'aveva detto il signor Otto. Lo so che voi andate anche verso l'alto, lo so. Aspetta lì, tanto non sei pericoloso. Fatto? Fatto. Un
segretino. Voglio un segretino. Ah no, era la colonna. Peccato. La figlia dei traditori. Tutto qua. Sì, lo so che qui c'è un obiettivo, lo so, lo so. Questo lo so. Vorrei portarci il fiore, se non sbaglio. Senza mai prendere danno, poi arrivi lì, spine dappertutto. Bestemmi intensifies. No? Secondo me sì. Allora aspetta che faccio il giro. Giusto per vedere. Oh. Ok. Avevo capito che era un salto troppo alto nello stesso momento in cui ho saltato. Sono un po' imbranato con i salti. Oggi va così. Allora, sopra. E che palle! Eccolo qua il passaggio. È esattamente questo il passaggio che dicevo. Ormai mezz'ora fa. Però va bene, no? Che palle, due passaggi. Ok, qua ho fatto tutto, sì. Il doppio salto fatto. Se non avessi avuto il doppio salto, sì, dovrei lì con la culo salta su sti cosi, rimbalza, bla bla bla, ovvio. Però meno male che ho il doppio salto.
Ok, fatto tutto. Tu che mi dici? No, è di là. C'è un'altra parte della mappa. Merda. Beh dai. Sono passato e va benissimo così. Però. Dosato male. Dosato molto male. Okay. No! Vabbè. Volevo fare una cosa diversa. Però, il gioco. Merda. Ok, un attimo. Quando hai fretta? Quando hai fretta fai... vabbè, questo lo prendo. Ah, ma è morto. E quando hai fretta fai cose di fretta. Quindi le fai male. Un attimo. Ok. Ci sono. Dimmi che tu sei vero. Sei verissimo. Non vero. Verissimo. Dai. Chissà perché la discesa è più facile. Ok. Allora, torno giù. Perché qua su non c'è più niente da fare. Teoricamente. C'era un passaggio sulla sinistra, se non sbaglio, giusto? Eccolo qua. Ok. Ok. Mi ricordo che comunque c'è una zona di mappa che non ho ancora guardato, devo ricordarla. No! Con calma. Questa calma. Merda. Vabbè, dai. Vabbè. Aspettavo il salto, effettivamente. Due con il mio attacco per adesso è un po' una rottura, ma poi ci metti il boss e allora non mi ricordo. Merda. Brutto tempismo. Molto brutto tempismo. Allora, questo boss non è difficile. E il problema che ho io adesso è uno solo. Non ho tutto questo attacco. Cioè proprio, nel senso, a livello di danno non sono proprio messo bene. E lui me ne fa due. Cioè, per ogni colpo perdo due vite, due maschere. Quello che è. Non ho tempo per... Dai.
su. Aspetta. Ah, sì, chiaro. Ma non c'è niente. Il primo è là. Già che ci passo, esploro. Non dovrei morire. Spero. Non è qui, è più su. Perfetto. Qua. Ah, questi. Questi possono essere un po' fastidiosi, effettivamente. Specie in spazi stretti. E dai, tre colpi, su. Dove è andato? Un altro questo. Però non puoi mettermi sti insetti enormi, non fa. Cioè, è lì, sta lì. Palese. Vai. No. No, 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 no. Non puoi farmelo vedere così. Non puoi farmelo vedere così da distante. Che palle. Invece le anime, i geo. Vabbè, sta lì. Tu sta lì che stai benissimo. Sarà un simbolo, ok. L'ho vista la pianta carnivora. L'ho schivata benissimo, tutto calcolato. Non è vero mai nella vita. Chiaro, ma inutile. Ah. Allora, dovrei farcela in realtà. Vabbè. Bene. Mamma.
solo tempismo. Merda. No, ho perso tutto. Ho perso tutto. Vabbè. Questa è la paura. Questa è sta... Guarda dove ero. Ero vicinissimo. Questa è stata la paura perché avevo già perso le anime. Le anime, vabbè, i geo, bla bla bla. Poi in realtà non li stavo usando. Quindi... Però hanno 7000, cazzo. Sempre quello il discorso. È sempre quello il discorso. Paura e fretta. Comunque se quel tizio, cioè quel tizio mi ha battuto per colpa mia soprattutto, certo. Però è anche vero che non ho ancora i danni necessari per stare. Cioè loro fanno male e io non come dovrei, ecco. Mettiamola così. Vado, ammazzo e tutto. Aspetta, è qui? Sì, è qui. Però. Schivato prima. Ah, qua. Perché sei qua? Sì, voglio giocare. Sì, ormai. 300. Dai. Oh, guarda, adesso ho vinto. Certo. Guarda caso, adesso ho vinto. Adesso che non c'era la paura di morire, ho vinto. Guarda un po'. Salve! Ah, giusto. Mai sbloccata questa. Ma adesso è un problema sbloccare le cose. Effettivamente è un problema.
ma io mi siedo, sai mai. Parlami. Hai trovato il nido di coleotteri? Sì. Dai, mostrami il nido. Ci sta. Poi devo andare giù per tornare su. È un problema. Quindi, è questo? No, no, voglio sapere cosa pensi del nido. Niente. Allora, eccoli lì. Ma sono tutto sullo sfondo, sì. Ah. Una. Questa cosa non ho mai capito se servisse veramente a qualcosa. Questo ok, ti porta su. Se io vado di là. Queste sono uova di coleottero o sbaglio? Ok, vado di là. E di qua? Esatto. Esatto. Beh, non vado. Non serve, no? Allora, una volta la mia vita. Allora, riportami dov'ero. E dov'ero? Giardini della regina? Dove cacchio ero? Sì, dai, giardini della regina. Spero. Sì? Allora, vado a fare un try con quel boss che mi ha praticamente fatto perdere tutto quanto. Circa. E poi, se mi avanza del tempo, voglio andare a recuperare il potenziamento dell'incantesimo. Quello verso l'alto. Quello delle anime, quelle urlanti. E poi andare da un certo NPC. Per testare se quello che mi hanno suggerito la volta scorsa è vero o no. Però, se non lo facciamo con tutta questa fretta, magari ci arriviamo anche prima. Perfetto. Credevo ci arrivasse. Boh. Essere qua, no? Sì, di qua. Dai, sto facendo una figura del cazzo. Prima l'ho fatta senza neanche un danno. Adesso c'è subito il boss o no?
Il problema è il boss. Fa troppo male. No, ho sbagliato. E non ho il tempo di curarmi. E quello è il problema. No! Vabbè. Vabbè. Allora... So cosa fare. So cosa fare. Andiamo ai terreni del palazzo. Che si chiamava? Stazione nascosta? Perfetto. Allora so come sconfiggere quel boss. Non devo farmi colpire. Lo so, può sembrare una cazzata. Può sembrare un classico discorso del grazie al cazzo. Sì, è vero. Ma il fatto è che non ho finestre per curarmi. Il che implica che o mi metto l'amuleto, quello che mi fa curare più velocemente. Esiste. Vabbè, oppure non mi curo e imparo meglio i tempismi. Tutto lì. Per forza. Ma dai! Mi sa che... Allora, c'è l'indizio, effettivamente, perché la forma di maschere barra statue è quella dell'incantesimo. Però non so se la prima volta ce l'ho arrivato. Quindi... Torniamo. Calamato? Calamato? Allora, ho sbagliato o ho sbagliato qualcosa io? Mascheraio. Sto cercando di fare l'incantesimo quello... Questo. Però sembra non fregargliene un cazzo.
Vabbè, andiamo su. Andiamo su e uccidiamo quel boss. Mi ricordo la prima volta che ho affrontato quel boss. Non mi ricordo se ho fatto il primo tentativo o il secondo. Ma il fatto è che ero più potente. Cioè avevo più danno a mia disposizione. No, vado su. Cioè non shottare queste cose dà fastidio. Parecchio fastidio. Aspetta, si è di qua. Adesso potrei mettere il checkpoint. Potrei mettere il checkpoint direttamente al boss. Che palle! Io ho fatto il giro sovrappensiero, ho fatto tutt'altro giro. Ma perché? Dovevo andare in su. E ho girato a sinistra. Dovevo andare... Dai! Dovevo andare qua. Giusto? Sì. Pari. Poi l'importante è non prendere danno dagli attacchi, perché ovviamente il danno da contatto mi fa uno.
sbagliato la grazia. Ma quanta vita! No! Ho sbagliato il salto. Però quanta vita, che palle! Vabbè, imparo i tempi, va bene, però. Beh. Ah. Vabbè. Che rottura di coglione. Ma a un certo punto crepi o... No, chiedo per un amico. Aia. Aia. Ah, è morta? Morta, morta? Perché mi ricordava una cosa diversa? Eccola, mi ricorda qualcosa. Beh, è vero che uno come te era atteso, ha un dono, una metà. Oh, so dove trovare l'altra metà. Hai ottenuto frammento bianco. Ho affrontato la fine. Ha affrontato la figlia generata? Beh, se era quella di prima, sì. Aspetta. No. Ho capito chi è.
Tromenba. La prima è inevitabile, se cose continuano così la regressione, ogni mente persa a causa di quella malefica piaga. La seconda la trovo preferibile, ma per avverarsi necessita del tuo aiuto, la sostituzione. Oh. Io non ho idee, a quanto pare io sono vuoto. Tromenba. Come rovinare il momento? Ok, quindi adesso non ho... Ammetto che non ho più un obiettivo. Cioè, o meglio, ce l'ho l'obiettivo. E non so se... Oddio. Non so se sarà domani o giovedì. Ma l'obiettivo è quello. Of pain. Quindi io andrò a sedermi alla panchina. Ma ti levi? Andrò a sedermi alla panchina. Pronto lì sul viaggio rapido. Vabbè. E la prossima volta Path of Pain. Dove si bestemmierà veramente pesante. Non è vero, a me piace il Path of Pain. Sono sincero, mi piace. Vabbè, mi sembra giusto finirla qua. Abbiamo fatto un giro della Madonna e abbiamo trovato cose. Ho trovato l'incantesimo, il mascheraio si è rivelato inutile, quindi ho sbagliato qualcosa o boh, ho perso tutti i miei geo. Non dimentichiamo che ho perso tutti i miei geo. È vero che non li stavo utilizzando, però vabbè. Se ce la faccio domani porto Little Nightmare, i DLC, perché l'ho finito, mi è piaciuto e ho voluto esplorare un po' di più quel mondo, che è strano. Non è neanche il gioco non ti racconta la storia, cioè nel senso l'ambientazione te la racconta, il gioco no. È molto strano. Cioè puoi fare grandi teorie, sì. Però, vabbè, ci vediamo stasera, domani mattina, tutte cose, ciao!